Eccoci qua, benvenuti di nuovo a tutti. Oggi ci incontriamo, siamo praticamente a qualche giorno, a 3 giorni da Janmashtami, la festa, il compleanno di Krishna, che è una ricorrenza che in India è molto sentita, viene festeggiata e anche in Italia, insomma, ci sono dei templi in cui viene festeggiato questa ricorrenza. Ogni anno accade la stessa ricorrenza, è una ricorrenza annuale, però accade in giorni diversi perché si basa sul Titi, cioè sul giorno lunare, e non sul giorno solare come siamo abituati noi. Perfetto, iniziamo recitando un mantra di Krishna, così che abbiamo il buon auspicio. Reciteremo il mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lo recitiamo 3 volte e poi partiamo. In questa presentazione vi voglio parlare di questo passatempo in cui Krishna e il padre di Krishna per la prima volta incontrano un astrologo che leggerà la carta di Krishna e poi voglio parlarvi oggi della carta di Krishna, in particolare di due carte di Krishna perché abbiamo due possibilità e ve le presenterò entrambe, ve le farò vedere entrambe, vi spiegherò da dove derivano. È una cosa un po' nerd, magari quella parte dove si capisce da dove derivano, però per capire che insomma stiamo facendo qualcosa che ha un senso, che non abbiamo gettato due dadi e abbiamo detto insomma che quella è la carta di Krishna. Ci sono dei riferimenti, ci sono delle modalità, astrologi nel passato hanno proprio ragionato su questi argomenti e anche alcuni santi, sapete che alcuni santi, uno in particolare che vi descriverò, ha cantato una canzone, una poesia che parla dei pianeti nella carta di Krishna. Quindi sono cose interessanti, insomma, che vi farò vedere. E poi, a seconda delle due carte, vi darò alcune informazioni che riguardano la vita di Krishna rispetto alla sua carta, quindi un po' di interpretazione, della carta di Krishna. Prima di fare questo, recitiamo 3 volte insieme il mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quindi possiamo respirare profondamente, centrarci, stiamo per scoprire qualcosa che è tra il karma e il spirituale, insomma, tra l'astrologia e la divinità, e quindi ci approcciamo a questa materia proprio predisponendoci attraverso questo mantra. In poche parole, il mantra significa faccio i miei omaggi a Vasudeva, faccio i miei omaggi a Krishna, al divino. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Inspiriamo e espiriamo profondamente, siamo pronti a partire. Quindi Gargamuni è la carta astrologica di Krishna. Siete pronti? Fatemi un cenno, un gesto, un verso. Vedo Riccardo che proprio si strappa i capelli. Fantastico. Ok, partiamo subito. Allora, prima di iniziare, volevo immergervi in questo incontro, l'incontro tra Gargamuni, questo grande maestro. E Gargamuni è praticamente il sacerdote, il Brahmana sarebbe il termine più corretto, della dinastia Yadu, la dinastia in cui è apparso Krishna, in cui si è manifestato Krishna, è la dinastia della luna. Infatti vedremo che Krishna è l'avatara della luna secondo Parashara, cioè i pianeti secondo Parashara, praticamente Parashara è uno dei più grandi astrologi dei tempi antichi, è il padre di Vyasadeva. Secondo Parashara, ogni pianeta è correlato a un determinato avatara, rappresenta quell'avatara, è la rappresentazione più su questo piano,
di un grande avatara, di una grande figura divina, di una grande discesa, dei 10 avatara di Vishnu. E in particolare Krishna è connesso all'avatara della luna, alla luna. Perfetto. Quindi questo grande personaggio, che è esperto nella scienza dell'astrologia, andò a trovare Nanda Maharaj a Vrindavana. Nanda Maharaj è il padre di Krishna. Ora dovete sapere, per chi è avvezzo ai passatempi, alla lila di Krishna, chi ha letto il libro di Krishna, chi ha letto lo Srimad Bhagavatam, sa dove siamo. Siamo di più di 5.000 anni fa, e Krishna, vedremo poi quando è nato Krishna, quando si è manifestato Krishna, e Krishna è nato a Mathura in una prigione. Vasudeva ed Eva, chi erano i genitori? Ma cosa succede? I genitori di Krishna erano stati imprigionati da Kamsa. Kamsa era lo zio materno di Krishna, sarà poi lo zio materno di Krishna, il fratello della madre di Krishna. Perché Kamsa ha imprigionato Vasudeva ed Devaki, i genitori di Krishna? Perché quando questi due, i genitori di Krishna, si sono sposati, Kamsa stava davanti e guidava il carro. Era il fratello della sposa. E dal cielo arriva una sorta di voce, una voce profetica, che dice: Kamsa, sei uno stupido. Stai portando a spasso la madre di colui che ti ucciderà. L'ottavo figlio di questa donna ti ucciderà e tu stai portando a spasso la tua morte. Allora Kamsa si arrabbia, prende la sciabola e sta per tagliare la testa di Devaki. Vasudeva la ferma, il marito, e dice: ma cosa sta succedendo? Cosa stai facendo? Ma cosa stai ascoltare queste voci dal cielo? Cosa stai ascoltare le voci? Ma chissà chi era, no? E Kamsa è impaurito perché ha paura della morte. E gli dice: guarda che... E a un certo punto, insomma, c'è questo lungo dialogo in cui a un certo punto Vasudeva dice: non ti preoccupare, ti porteremo ogni figlio che avremo insieme come coppia e poi tu ne farai quello che vuoi. E questo Vasudeva lo fece per salvare la moglie. Ma Kamsa, non felice, imprigionò i genitori. E ogni figlio che nasceva da Vasudeva e Devaki veniva ucciso da Kamsa. E così arrivò l'ottavo figlio. Questo era Krishna. E quando nacque Krishna, Krishna mostrò la sua forma a quattro braccia e disse: non vi preoccupate che qua sono arrivato io adesso. Ma Devaki e Vasudeva erano preoccupati, insomma, cosa ne faremo? Questo ce lo uccide Kamsa, ne ho già ucciso 7 di figli. Cosa facciamo qua? In realtà ne uccise 6 e uno fu un presunto aborto, ma questa è un'altra storia. E così Vasudeva, sotto dettame di Krishna, sotto consiglio di Krishna, prese Krishna e lo portò a Vrindavana e lo portò nella famiglia che era amica. Era una famiglia amica di Vasudeva, imparentata con Vasudeva, e così portò quel figlio e prese una bambina che contemporaneamente Madre Yashoda aveva partorita. Così fece uno scambio di bambini. Prese questa bambina e la portò a Vrindavana. Quando Kamsa si accorse che la sorella Devaki aveva partorito, prese questo bambino, questa bambina, e dice: ma no, è una bambina. Avevano preso la bambina perché parlava di figlio, e l'ottavo figlio, capite la profezia, quindi la bambina non la toccherà. E invece lui prende questa bambina, la scaraventa a terra, ma mentre la sta scaraventando a terra, questa bambina prende la forma di Durga, la dea madre, e gli dice: Kamsa, cosa stai facendo? E siccome Kamsa era devoto di Durga, si inchina, fa gli omaggi, dice: ho sbagliato tutto, scusami, eccetera, eccetera. Almeno in quel momento rinsavisce per poi rimpazzire dopo. E così Krishna è salvo e quella bambina in realtà prende la sua forma originale, mostra questa forma e ritorna
da dove era venuta, insomma, nella dimensione celeste. Kamsa è preoccupato, rilascia i genitori, però Krishna è al sicuro da un'altra parte. Ecco, questa è la premessa che bisogna conoscere per sapere cosa sta succedendo adesso. Detta questa premessa, che tra virgolette vi tra parentesi, dovremmo anche, se noi abbiamo davanti la carta di Krishna ci deve dire questo passatempo. Cosa ne dite? Cioè, uno scambio di bambini non è una cosa da poco, cosa dite? Dovrebbe uscire dalla sua carta, giusto? Vedremo se poi effettivamente troviamo questa informazione nella carta di Krishna o meno. Lo studieremo insieme. Quindi, arrivati a questo punto, siamo a Vrindavana. Krishna è cresciuto. Però Krishna, essendo uno kshatriya, deve passare, un guerriero, un principe, deve passare dei riti di purificazione secondo la tradizione vedica, tra cui il rito in cui un brahmana, secondo la carta astrologica, dà il nome al bambino. Questo non è ancora avvenuto perché Krishna è dall'altra parte. Così cosa succede? Sentite qua. Sukadeva Goswami, che è la voce narrante, disse: O Maharaj Parikshit, sta parlando, è un dialogo. Il sacerdote della dinastia Yadu, quindi della dinastia in cui il padre di Krishna, del padre di Krishna, cioè Gargamuni, Gargamuni era il sacerdote di questa dinastia, che era altamente elevato in austerità e penitenza, era proprio un maestro, fu quindi ispirato da Vasudeva, il vero padre, ad andare a vedere Nanda Maharaj, il padre adottivo, chiamiamolo così, anche se in realtà i grandi commentatori ci spiegano che Krishna è tanto figlio di Vasudeva, tanto figlio di Nanda Maharaj, ma questa è un'altra storia, non entriamo nei dettagli. Ad andare a vedere Nanda Maharaj a casa sua. Quindi Vasudeva dice al suo brahmana: vai là, così fai tutti i riti per questo bambino, perché altrimenti questo bambino rimane senza questi riti importanti. Ho messo una nota qua, il capitolo si colloca dopo la nascita di Krishna, dopo che Krishna uccide già qualche asura, qualche demone, qualche asura, Sakatasura, Putana, sono tutte storie famose, Trinavarta, e Vishnavati Chakravarti Thakur, che è un commentatore, afferma che ciò è avvenuto prima dell'episodio di Trinavarta, cioè quando Krishna ha ucciso questa strega, questa demonessa, questa strega che era venuta a ucciderlo perché Kamsa si era preoccupato, quindi mandò questa strega a uccidere tutti i bambini che erano nati in quella infornata. E Trinavarta, che è un altro asura che Kamsa aveva mandato per uccidere Krishna in particolare. E tutto ciò avviene prima che Krishna e Balarama fossero in grado di gattonare, quindi di camminare a gattoni. Ok, quando Nanda Maharaj, il padre di Krishna Vrindavana, vide Gargamuni presente a casa sua, fu così contento che si alzò per riceverle con le mani giunte. Sebbene vedesse Gargamuni con i suoi occhi, Nanda Maharaj poteva apprezzare che Gargamuni, questo maestro, fosse Adokshaja, cioè era una persona comune, visibile, non comune, non visibile ai sensi materiali. Quindi questo è per dire che questa persona che arriva era virtuosa, era una persona fuori dall'ordinario. E nella letteratura troviamo che Gargamuni è il figlio di Bharadvaja, che è il sacerdote della dinastia Yadu ed è l'autore della Garga Samhita. La Garga Samhita è un testo sia astrologico, ci sono in realtà due Garga Samhite. Uno è un testo astrologico, proprio che ha dei connotati astrologici, che spiega l'astrologia. L'altro è una sorta di Purana, sembra quasi un Purana, che narra i passatempi di Krishna, gli avvenimenti della vita di Krishna. Ok, quando Gargamuni, questo saggio, fu accolto come ospite in modo appropriato, si sedette in modo comodo. Nanda Maharaj si rivolse a lui con parole gentili e sottomesse: Caro signore, poiché tu sei un devoto, uno spiritualista, sei completo in tutto, tuttavia è mio dovere servirti. Ti prego, ordinami, cosa posso fare per te? Quindi Nanda Maharaj lo accoglie
con molta gratitudine e gentilezza. O mio signore, o grande devoto, persone come te si spostano da un luogo all'altro non per i propri interessi, ma per il bene dei griasta, dei capifamiglia, di cuore povero. Altrimenti non avrebbero alcun interesse a viaggiare da un luogo all'altro. Perché Nandana Maharaj si stupisce perché questo grande guru arriva a casa sua. No? E quindi dice, tu, se sei arrivato qua è per il nostro beneficio. O grande santo, hai compilato la conoscenza astrologica, perché Nanda Maharaj sapeva che Garga Muni aveva scritto dei trattati astrologici, grazie alla quale si possono comprendere le cose passate e presenti che non sono visibili. Con la forza di questa conoscenza ogni essere umano può capire ciò che ha fatto nelle sue vite passate e come questo influisce sulla sua vita presente. Questo è noto a te, grazie a Nanda Maharaj, perché ci sta facendo un'ottima pubblicità per l'astrologia vedica. Cosa ne pensate? E qua è molto interessante, notate che Nanda Maharaj, quando parla di astrologia, parla del passato e del presente, non menziona il futuro. Perché? Perché in realtà tutto il nostro karma viene da un bagaglio karmico passato. E in realtà l'astrologia è efficace, molto più efficace, quando noi andiamo ad analizzare il passato per capire come questo ha un influsso sul presente, perché è sul presente che noi agiamo e ci trasformiamo eventualmente. Quindi detto questo, sappiamo che quando noi parliamo come astrologi vedici del futuro ad altre persone, bisogna farlo proprio con le pinze, perché ci sono un sacco di problematiche a livello psicologico che possono nascere, come la profezia che si autoavvera, come il fatto di offrire una visione del futuro che può rendere l'altra persona condizionato a quella che abbiamo detto, invece che liberare la persona. Per questo, vedete qua, Nanda Maharaj non menziona il futuro. Qua Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nel suo commento a questo che stiamo leggendo, spiega che è dovere di un padre comprendere la posizione astrologica dei propri figli e fare ciò che è necessario per la loro felicità. Pensate quanto era integrata l'astrologia vedica nei tempi antichi. Questo è un commentario ovviamente recente, è un commentario che è stato scritto tra gli anni 70 e gli anni 80, ed è interessante questo punto qua. Pensate a un genitore che vede la carta del figlio e sa i suoi talenti, sa cosa può aiutare il figlio, sa se il figlio può essere bloccato e quindi può educarlo in una maniera da sbloccare il suo potenziale, ed è quello che vuole fare appunto Nanda Maharaj. Mio signore, tu sei il migliore dei Brahmana, soprattutto perché sei pienamente consapevole del Jyotish Shastra. Jyotish Shastra sono le scritture del Jyotish, i testi del Jyotish, la scienza astrologica. Pertanto sei naturalmente il maestro spirituale di ogni essere umano. Non è che il Jyotish, che l'astrologo, è il maestro spirituale di un essere umano, ma in questo caso quello che sta puntando Nanda Maharaj è che i Jyotish erano dei Brahmana, cioè erano degli intellettuali, erano delle persone evolute. Quindi questo ci dà un'idea di come gli astrologi nella cultura vedica, differente da quello che è successo poi in Occidente, erano in qualche modo erano intellettuali, erano rispettati, erano consiglieri, erano persone dotte e integrate nella cultura. Ok. Dato che hai gentilmente visitato la mia casa, ti prego di eseguire i riti riformatori per i miei due figli. In questo caso, i riti riformatori consistono nel offrire un nome a questi bambini, in modo che questi bambini abbiano un nome che risuoni con le loro stelle, con i loro pianeti, in modo che tutta la parte positiva della propria carta in qualche modo si manifesti più facilmente. Chi di voi avrebbe voluto un padre come Nanda Maharaj, in questo senso, che vi offre un nome, ci offre un nome che è in risonanza con le nostre stelle, con gli attributi migliori delle nostre stelle? C'è chi si cambia il nome, che chi con l'astrologia dice ok, mi cambio il nome così ho un nome, però insomma è molto meno pratico, meglio se lo fanno i genitori.
Ma Gargamuni rispose: caro Nanda Maharaj, io sono la guida, il sacerdote. Qua viene tradotto sacerdote come Brahmana. Il Brahmana è molto di più di un sacerdote, un intellettuale, un consigliere. Non ha per forza un'accezione religiosa. Della dinastia Yadu, quindi io sono connesso a Vasudeva, quello a cui Kamsa gli vuole uccidere tutti i figli, capite? Quindi, occhio Nanda Maharaj. Questo è noto ovunque, tutti lo sanno, quindi se facciamo una grande festa, perché chiaramente tutte queste celebrazioni erano connesse a delle feste, tutti se ne accorgerà anche Kamsa, e là è pericoloso. E quindi dice: pertanto, se segui il processo di purificazione per i tuoi figli, Kamsa li concederà i figli di Devaki, di sua sorella. E quindi cosa succede? Insomma, Kamsa li vuole uccidere. Kamsa è sia un grande diplomatico che un uomo molto... qua viene usata la parola peccaminosa, una persona che compie karma negativo. Pensate che ha ucciso anche bambini, questo personaggio, insomma, per la sua salvezza. Pertanto, avendo sentito da Yogamaya, la figlia di Devaki, che il bambino è destinato a ucciderlo, è già nato altrove, avendo saputo che l'ottava gravidanza di Devaki non ha portato alla nascita di una bambina, e avendo compreso la tua amicizia con Vasudeva, Kamsa, quando sentirà che il processo di purificazione è stato eseguito da me, il sacerdote della dinastia Yadu, potrebbe certamente considerare tutti questi punti e sospettare che Krishna sia il figlio di Devaki e Vasudeva. Allora potrebbe prendere le misure per uccidere Krishna. Questo sarebbe una catastrofe. Questo gli dice. Dice, è un problema, no? Ok. Ma Nanda Maharaj è un pozzo di saggezza, quindi lui ha già un escamotage. Nanda Maharaj disse: caro grande saggio, se pensi che eseguire questo processo di purificazione possa far insospettire Kamsa, allora ho la soluzione per te. Recita segretamente gli inni vedici e esegui il processo di purificazione della seconda nascita, quindi il filo sacro e queste cose qua che facevano parte dei vari riti, qui nella stalla della mia casa. Nanda Maharaj aveva la stalla, era un pastore. Lo facciamo nella stalla, nessuno lo vede, nessuno lo sa, senza che nessun altro, neppure i miei parenti, lo sappia, poiché questo processo di purificazione è essenziale. Quindi Nanda Maharaj trova questo escamotage, facciamolo in segreto. Sukadeva Goswami, che è il narratore, continuò: essendo stato così espressamente richiesto da Nanda Maharaj di fare ciò che già desiderava fare, Gargamuni eseguì la cerimonia del nome. Notate che la cerimonia del nome è chiamata Namakarana, letteralmente significa offrire il nome, dare il nome, un nome che ovviamente sia di buon auspicio per Krishna, ma anche per il fratello di Krishna, Balarama, in un luogo solitario. E qua Gargamuni dà prima il nome a Balarama. Balarama è più grande di un anno, quindi gli dà un nome, gli dà tre nomi in realtà. Gli dà il nome Rama, perché lui darà piacere a tutti, darà il nome Bala, perché avrà una forza incredibile, e gli darà il nome Sankarsana, perché lui unisce due famiglie, la famiglia di Vasudeva e la famiglia di Nanda. E questo è Balarama, il fratello di Krishna. Mentre Krishna, tuo figlio Krishna, appare come incarnazione, avatara, in ogni millennio. In passato ha assunto tre differenti colori, bianco, rosso e giallo, e ora è apparso in un colore scuro. Si dice nei testi che la carnagione di Krishna ha un colore delle nuvole cariche di pioggia. Per molte ragioni questo tuo bellissimo figlio è apparso talvolta in passato come il figlio di Vasudeva. Pertanto coloro che sono sapienti a volte chiamano questo bambino Vasudeva. Infatti noi abbiamo recitato il mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quindi nella carta di Krishna deve essere visibile lo scambio dei genitori. Siete d'accordo su questo? Perché lui è nato da Vasudeva, però Nanda Maharaj se ne sta prendendo cura. Per questo tuo figlio esistono molte forme e nomi in base alle sue qualità e attività trascendentali. Queste qualità, questi nomi sono noti a me, ma la gente in generale non li comprende.
Quindi lui sta parlando di una personalità divina e quindi nella carta di Krishna dovremmo poter vedere questa personalità divina. Per aumentare la beatitudine trascendente dei pastori di Gokula, questo bambino agirà sempre in modo propizio per voi e solo grazie alla sua grazia supererete tutte le difficoltà. Qua sta parlando di una comunità agropastorale di Vrindavana. Gokula è la terra di Vrindavana e quindi ci aspettiamo che la carta di Krishna sia connessa al toro ed eventualmente connessa alla luna, e poi vi spiegherò perché. Onanda Maharaj, come riportato nella storia, quando c'è un governo irregolare e incapace, Indra è stato detronizzato e la gente viene tormentata e disturbata dai ladri, questo bambino appare per proteggere il popolo e permettergli di prosperare e bloccare i furfanti e i ladri. Questo è un verso che anticipa la Bhagavad Gita, in cui Krishna stesso dirà Yadayadai Dharmasya Glanir Bhavati Bharata, questo famoso verso che dice che lui discende di era in era per riportare il Dharma, che vuol dire l'etica, la virtù, e distruggere la Dharma, che significa tutto ciò che disturba l'ordine cosmico in qualche modo. Gli ottenebrati Asura non possono danneggiare i Deva, che hanno sempre Vishnu al loro fianco. Allo stesso modo, qualsiasi persona o gruppo legato a Krishna è estremamente fortunato, poiché queste persone sono molto affezionate a Krishna, non possono essere sconfitte da Asura, dagli ottenebrati, come gli associati di Kamsa, o non possono essere distrutti dai nemici interni, i sensi. Quindi nella carta di Krishna deve essere visibile il tormento che riceve dagli Asura. Praticamente, se voi prendete la prima parte del decimo canto dello Srimad Bhagavatam o prendete il primo libro del libro di Krishna, che è una traduzione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, praticamente ogni storia di Krishna è un Asura, un ottenebrato che viene a cercare di ucciderlo. Praticamente ogni storia. Cioè, immaginatevi, arriva costantemente un nemico che cerca di ucciderlo. Quindi ci deve essere nella carta qualcosa che affligge la sua persona, che cerca di distruggerlo. Ok, quindi anche questo noi poi lo dobbiamo verificare. In conclusione, quindi, Onanda Maharaj, questo tuo figlio è pari a Narayana. Praticamente è la personalità divina, Vishnu, e Narayana è un sinonimo di Vishnu. Per le sue qualità trascendentali, opulenza, nome, fama e influenza, egli è esattamente come Narayana. Dovreste crescere questo bambino con grande cura e cautela. Ok, quindi questo deve essere evidente dalla carta di Krishna. Sapete che noi possiamo vedere nella carta se una persona è un avatara, è una figura divina. Sapete che nel passato ci fu una donna indiana che poi creò un movimento che pensava che Hitler fosse un avatara di Vishnu, fosse Kalki. Noi nel corso dell'Academy, quando parliamo appunto, c'è una lezione nel terzo modulo che si chiama Sei un avatara? Sei un avatara? Proprio come sfida. E là spieghiamo come vedere nella carta, e tra i casi studio, oltre a studiare il caso di Krishna, di Rama, eccetera, eccetera, tra i casi studio studiamo anche la carta di Hitler, e ve lo annuncio già, non è un avatara, come vi potevate immaginare. Però là facciamo proprio il calcolo. Sapete che ogni tanto c'è nel mondo qualcuno che si definisce Dio, che si definisce un avatara. Ecco, bisogna vedere nella carta. Abbiamo uno strumento, insomma, per vedere se una persona è un avatara o meno, secondo tradizione. Nella carta di Krishna, quindi, ci deve dare questo aspetto qua. Perfetto, e quindi siamo arrivati qua, e l'ultima, il narratore ci dice che dopo che Gargamuni, avendo istruito Nanda Maharaj riguardo a Krishna, partì per tornare alla propria dimora, e Nanda Maharaj fu molto soddisfatto e si considerò pieno di ogni buona fortuna. Praticamente notate che Gargamuni gli dice sia cose piacevoli, Krishna è divino, eccetera, eccetera, ma gli dice anche cose spiacevoli. Insomma, immaginatevi qualcuno che vi dice che vostro figlio sarà attaccato costantemente da Asura. Non è una cosa piacevole, no? Però notate che come glielo dice, nella modalità in cui riesce a passare il messaggio,
lo fa in modo costruttivo e propositivo e Nanda Maharaj si sente soddisfatto e propositivo a proteggere Krishna sapendo cosa deve fare e come deve fare. Ecco, questa dovrebbe essere un po' anche l'etica che hanno gli astrologi vedici, insomma. È semplice parlare, ma è difficile, la cosa difficile, la sfida, è riuscire a parlare in modo che sia costruttivo, positivo alla persona che ascolta una consulenza o un lavoro di questo tipo. Siamo arrivati nel mondo dell'astrologia adesso. Siamo arrivati alle due carte astrologiche di Krishna. Allora, la prima cosa che dovete sapere è che nel Jyotish le carte degli avatar vengono spesso utilizzate come studi caso, come casi studio. Ci sono due carte che sono considerate nel Jyotish per quanto riguarda la carta di Krishna. Vi dico da dove derivano subito. La prima carta, quella numero 1 che vedete qua, deriva da un testo astrologico antico chiamato Kamanikya. Kamanikya. Mentre questa carta qua viene calcolata in base alla fine del Kali Yuga, perché noi sappiamo esattamente quando è finito il Kali Yuga, sappiamo la durata della vita di Krishna, perché le scritture ci parlano di questo, sappiamo in che giorno, sappiamo bene o male alcuni dati importanti della carta di Krishna dalle scritture e possiamo in qualche modo ricavare la data in cui Krishna è nato, apparso sulla terra. Interessante. Quindi abbiamo queste due carte. Andiamo a vedere qualche informazione su queste due carte. Allora, qua abbiamo prima di tutto un verso dello Srimad Bhagavatam. Siamo nel decimo canto, terzo capitolo, verso 1 e 5, che descrivono la comparsa di Krishna. Prima di tutto ci dice che è un momento propizio, quindi ci sono tutte le caratteristiche dei momenti propizi. Ci dice la Nakshatra, cioè la costellazione della Luna, la costellazione Rohini. Però c'è una cosa interessante, sapete che nello Srimad Bhagavatam, come in altre scritture, non viene menzionata direttamente la costellazione della nascita, ma viene chiamata Ajana Janma. Praticamente Ajana Janma significa colui che è nato da Vishnu, perché Janma vuol dire nascere, Ajana è uno dei nomi di Vishnu, quindi colui che è nato da Vishnu. Chi è che è nato da Vishnu? Prajapati Brahma, il demiurgo dell'universo. Qua ovviamente permettetemi queste digressioni su questi personaggi, per chi di voi non li conosce, bypassate questo che vi sto dicendo. E Prajapati e Brahma, e la Nakshatra che è retta, che è il cui devata, la costellazione il cui devata è Prajapati, è proprio Rohini Nakshatra. Quindi vedete, è stato menzionato indirettamente, citando il devata della Nakshatra, la divinità della determinata costellazione della Luna. Ci dice della posizione dei pianeti, il Sole, la Luna e altre stelle, altri pianeti erano molto pacifici, non ci dice niente a riguardo, ovviamente, questo verso. Ci dice che alcuni pianeti possono essere in Dibbala e ci dà vari nemitta, buoni presagi. Questa è un'altra branca dell'astrologia vedica in cui si decifrano i presagi. Quindi nel momento in cui nasce Krishna ci sono tanti presagi, quindi la natura si muove dando dei segni di buon auspicio. Ok, questo ci dice questi versi. Ora, cosa noi sappiamo dalle scritture? Qua vi ho citato lo Srimad Bhagavatam, vi ho messo anche il verso se volete andare a controllare, il Bhishma Purana, l'Arivamsa, ci spiegano che Krishna è nato a mezzanotte nella prigione di Kamsa, è nato di mercoledì, che è retto da Mercurio, è nata nella Nakshatra, che è la costellazione della Luna, Rohini, è nato nella fase lunare Krishna Astami. Krishna vuol dire calante, quindi è nato durante la luna calante, e Astami è quando la luna è metà luminosa e metà oscura. È nato nel mese di Shravana, secondo il calendario Amanta. Nell'India ci sono due calendari. È nato nel mese di Bhadrapada, secondo il calendario Purnanta. Quindi potete trovare entrambi i mesi, questi sono mesi vedici. Entrambi i mesi si riferiscono a un periodo che va da agosto a settembre. Siccome cambia ogni volta, ogni anno cambia il Titi, la posizione del Titi secondo il calendario solare. Ad esempio, quest'anno sarà questo lunedì, il lunedì 26.
altri anni può essere a settembre invece che agosto, e così via. Questo cambia. Quindi vedete quanti dettagli abbiamo, ad esempio, per andare poi a scoprire. Poi sappiamo che Krishna visse 125 anni, questo lo troviamo sia nello Shriman Bhagavatam, nell'undicesimo canto, sia nel Vishnu Purana, e sappiamo che Kali entrò esattamente quando Krishna scomparve. Kali Yuga, ecco, non scambiate Kali come manifestazione di Durga col Kali Yuga, che invece è il nome di un'era cosmica. Ci sono quattro ere cosmiche, che sono come delle macro stagioni cosmiche, che hanno una durata proprio cosmica. E questo lo troviamo sia nello Shriman Bhagavatam che nel Matsya Purana. Ecco, quindi guardate quanti dettagli, in qualche modo anche astrologici, per quanto riguarda il Panchanga, abbiamo della nascita di Krishna. Ok, detto questo, guardiamo la nakshatra, quindi la costellazione della luna. Ora, le costellazioni della luna, il pianeta del destino, l'ascendente vedico, li studiamo nell'Academy, nel corso del DNA planetario. La studiamo, molti di voi hanno partecipato al corso del DNA planetario, quindi sanno di cosa sto parlando, sanno cosa significa nakshatra. Per chi di voi non sa cosa significa nakshatra, è la costellazione in cui è situata la luna. Ci sono 27 costellazioni che praticamente circolano i 12 segni, quindi sono paralleli, sono sovrapposte ai 12 segni, quindi ogni segno ha circa due costellazioni e mezzo, per capirci, due costellazioni qualcosa, diciamo. E quindi lui è nato nella costellazione di Rohini. Questa costellazione è la quarta costellazione, è la costellazione che accade in Toro. Rohini è situata nel Toro, quindi Rohini si trova nel segno del Toro e rappresenta Bhumi, madre terra. Notate qua, questo è molto interessante, perché prima che Krishna apparisse sulla terra, accadde che la terra prese, la personificazione della terra prese la forma di mucca. Prese la forma di mucca. E cosa fece? Andò dai Deva e disse: io qua non ce la faccio più. Sopra di me ci sono personalità come Kamsa, ci sono proprio personalità malvagie che stanno sfruttando la terra, e che io non ce la faccio più. Io ho bisogno che voi mi liberate. E allora Bhumi andò insieme a tutti i Deva, gli esseri celesti, da Brahma, dal demiurgo dell'universo. Vi ricordate che Brahma è il Devata di Rohini? Andò da Brahma, e sotto questa forma di mucca, e Brahma meditò su Vishnu, e gli apparve Vishnu e gli dice: non ti preoccupare, avevo già in progetto di scendere sulla terra per sconfiggere tutti questi re. Quindi guardate qua, abbiamo il Toro, la mucca, abbiamo la mucca, abbiamo Brahma, e quindi abbiamo questo lila in qualche modo. Bhumi, la terra, la personificazione della terra sotto forma di mucca. Non solo il Toro, dovete sapere che è elemento terra. Quindi il Toro è elemento terra. Rohini rappresenta, il Toro rappresenta Bhumi, la terra, madre terra sotto forma di mucca, e Rohini è retta da Brahma. Quindi madre terra è connessa a questo passatempo, a questo lila. Brahma invocò Vishnu e che annunciò la presenza di Krishna. Quindi vedete come questa nakshatra è perfetta, perché la nakshatra, il devata della nakshatra, ci può dare indicazioni del perché, in qualche modo, di chi ci ha chiamato, di chi, del devata che ci ha chiamato a nascere. In questo caso è Brahma che ha chiamato Krishna a nascere, però sotto il dettame di madre terra nella forma di mucca, che ha a che fare con Rohini, che Rohini è in Toro, è nel Toro, è situata nel Toro. Quindi Krishna, una delle prime cose astrologiche che sappiamo, è che Krishna ha sicuramente la luna in Toro, perché la nakshatra di Rohini è situata nel Toro. Ok, quindi già questo è un dato astrologico che noi possiamo segnarci. Ora, quando
C'è questo saggio, Vishnavati Chakravati Thakur, che nacque nel 1664 in India, che commentò, fece dei bellissimi commentari, il Saharda Dashini, allo Srimad Bhagavatam, e in particolare nel canto numero 10, dove ci sono proprio le storie di Krishna, nel capitolo 3, versi 7 e 8, lui dà queste informazioni nel suo commentario. Dice che secondo l'Arivamsa, la nascita di Krishna avvenne nell'ottavo mese di gravidanza, prima del tempo previsto per confondere Kamsa, così che Kamsa, facendo i suoi calcoli, non arrivasse a lui. Nel Kamanikya, infatti, cosa succede? Nella prigione, Kamsa non si aspetta ancora che nacque un bambino, la nascita di un bambino, perciò è tutto sereno là, aspettano il nono mese, ma Krishna nacque prima. Nel Kamanikya, ecco, questo ci viene detto da Vishnavati Chakravati Thakur, è il primo che ci parla in qualche modo di questo testo Kamanikya. Purtroppo questo testo Kamanikya non se ne trova più, diciamo, traccia, però sono riuscito a ricavare i versi che parlano della carta di Krishna. Quindi è un'opera astrologica e la nascita di Krishna è descritta come segue. La Luna, Marte e Saturna erano in esaltazione. Ecco, qua c'è da dire che nella traduzione può essere che non fosse un'esaltazione, ma che fossero ben messi, che vuol dire che possono essere anche in altre posizioni. Toro era l'ascendente, quindi notate cosa ci dice, che il Toro non è solo la posizione della Luna, ma è anche l'ascendente. Quindi Krishna ha la luna in ascendente, una luna che è in esaltazione in toro. La luna è in esaltazione in toro. Quindi nell'ascendente Krishna ha una luna in esaltazione. E chi è Krishna, secondo Parashara, è l'avatara della luna. Quindi guardate, la luna in esaltazione, i pianeti in esaltazione rappresentano proprio questo livello più alto degli avatara e Krishna ha proprio la luna in esaltazione. E ci dà una serie di informazioni che poi andiamo a vedere. Quindi una cosa che ci danno entrambe le carte è che Krishna ha la luna in toro. Ha la luna in toro. Notate che Krishna viene trasportato in una comunità agropastorale. E nei testi spirituali della Bhakti medievale, i testi di Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ci spiegano che anche la dimensione spirituale a cui Krishna appartiene è una dimensione, quindi il mondo spirituale è una dimensione bucolica, una dimensione agropastorale, dove le mucche hanno proprio un ruolo primario, un ruolo fondamentale in tutto questo. Notate l'ascendente Toro ha a che fare con le mucche e con Vrindavana, così come la Luna in Rohini ha a che fare con questo aspetto, essendo in Rohini. La luna indica il latte e il nutrimento. Se voi leggete il libro di Krishna, tutti i primi passatempi di Krishna sono connessi al latte, al burro, allo yogurt. Il famoso mese di Damodara, uno dei mesi più di grande auspicio dell'anno, si celebra la festa in cui Krishna ruba lo yogurt, fa un po' di caos, offre lo yogurt alle scimmie, viene legato a un mortaio di legno che veniva utilizzato per zangolare lo yogurt e per fare varie attività di questo tipo, viene legato a questo mortaio di legno. Ecco, tutti questi primi passatempi hanno a che fare proprio con questo ambiente dove il latte e le mucche sono principali. Sapete che una dei simboli di Rohini, ogni nakshatra, ogni costellazione della luna ha la sua simbologia, ogni nakshatra ha la sua simbologia e Rohini nakshatra rappresenta proprio un carro di buoi. Quindi guardate come tutti questi elementi sono evidenti nell'ascendente che Krishna ha scelto per manifestarsi in questo mondo. Ovviamente dovete sapere che ci sono queste due carte. Questa è la carta che ci viene descritta dal Kamania, dal Kamanikya, da questo testo che viene citato da Vishnavati Chakravati Thakur e di cui abbiamo perso. Notate che però questo testo è scritto in sanscrito, quindi probabilmente
Insomma, poi certi elementi poetici del sanscrito riguardo alla posizione dei pianeti andrebbero poi interpretati. Notate le similitudini e le differenze tra queste due carte, ma quello che vi voglio far vedere, ad esempio, quindi questa è la carta Camanicchia, entrambe hanno la luna in ascendente, entrambe hanno il sole in domicilio, entrambi hanno Mercurio in esaltazione, Saturno qua è spostato, Marte invece di essere in esaltazione sta qua in debilitazione cancellata. Qui ci sono diverse differenze a riguardo. Ovviamente ricaviamo questa carta da un testo poetico che in realtà andrebbe interpretato e generalmente, insomma, chi ha guardato questo testo l'ha guardato in una maniera più, non dico superficiale perché sicuramente no, ma in una maniera non da magari esperto astrologico, quindi gli ha dato un'interpretazione. Però questa è una carta che voi troverete e che viene utilizzata da alcuni astrologi per determinare la carta di Krishna. Un difetto di questa carta è che non esiste nel passato un momento in cui i pianeti si sono messi in questa particolare combinazione. Quindi questo ci fa. Questo almeno a me fa pensare, forse quel verso andrebbe interpretato, magari capendo bene cosa ci vuole dire l'autore. Ok, detto questo, perché in questa carta, insomma, non abbiamo speciali parivartana o scambi di segno. Quindi guardate qua invece questa carta, questa sarà la carta calcolata in base al tempo del Kali Yuga. Notate qua, abbiamo la luna in esaltazione, siamo in rohini nakshatra e così via. Ma qua cosa abbiamo? La luna che è andata a finire nel segno del toro e Venere che è andata a finire nel segno del cancro. Chi di voi studia astrologia sa che questo è un parivartana yoga. Cosa è successo? Siccome il toro è un segno di Venere e il cancro è un segno della luna, praticamente sono andati l'uno a casa dell'altro. Il Parivartana indica uno scambio. Notate qua, la luna è il reggente della casa 3 e indica i fratelli o le sorelle. E Venere, il reggente della prima casa, e indica lui, indica Krishna. Notate che c'è stato uno scambio, c'è cioè uno scambio di segno tra Venere, che è il reggente della prima casa, e la luna che è il reggente della terza casa. C'è uno scambio tra lui e la sua sorella. Tra l'altro, la sorella è la luna. La luna, la madre, la luna è anche la madre divina. E questo ci dice che la luna, in qualche modo, rappresenta la madre divina. E come vi potete ricordare da quello che abbiamo descritto prima, questa è in qualche modo la personalità di Durga. Quindi guardate, notate questo parivartana, questo scambio di segno. Non solo, notate qua che insieme a Venere abbiamo Marte che è il reggente della casa 12. La casa 12 ha a che fare con la prigione di Kamsa. E notate che insieme a Rahu, e Rahu ha a che fare con Yasura, ha a che fare con, insomma, personalità che possono avere una natura asurica. Vedete che in questa carta è descritto perfettamente lo scambio. Notate che lo scambio avviene tra un segno d'acqua e un segno di terra. Notate che quando Vasudeva deve portare Krishna da Mathura a Vrindavana, deve passare attraverso il fiume Yamuna. Notate qua abbiamo un serpente, Anantashesha. Praticamente il serpente Anantashesha farà da ombrello. Notate Rahu che ha a che fare con i Sarpa, con i serpenti che è presente qua. Notate l'elemento acqua del cancro e Vasudeva supererà la Yamuna per andare a Vrindavana nel toro. Quindi questa carta, insomma, ci dà sicuramente una descrizione di questo lila. Interessante o no? Cosa ne dite? Non solo questo lila, ma tutti i lila di Krishna si possono vedere da questa sua carta. Qua c'è da fare un piccolo disclaimer. Che differenza c'è tra noi che accettiamo un karma e una personalità divina che discende su questa terra, quindi non accetta il karma? Ok?
che per noi il karma lo subiamo, lo viviamo e lo subiamo, mentre la personalità divina, Krishna, dice alla sua energia materiale: dammi lo script, dammi il copione di quello che vuoi che io reciti. E allora Mahamaya, l'energia che si occupa di organizzare i lila divini, dà a Krishna un copione sotto forma di carta. Ma lui non è soggetto a quel copione, tutti i pianeti prendono una dimensione più spirituale. Sono i pianeti che in qualche modo sono sotto la giurisdizione del divino e non viceversa, ovviamente. Ok, quindi questa è la differenza tra noi e chi. Lo stesso accade per persone che si liberano. I pianeti tendono a prendere la versione più sattvica, più liberale che possono prendere. Ma è raro, insomma, avere persone liberate. Perfetto. Quindi fin qua abbiamo visto un attimo queste carte, le due carte, però volevo farvi vedere qualche altro dettaglio su queste carte, insomma, farvi vedere anche, ad esempio, questo è il Kamaniya. Nel Kamaniya, che è questa opera astrologica, ci dice che la Luna è in esaltazione, che Giove sta in casa 11, e ci dice che Saturno è in esaltazione, Venere in domicilio, il Sole in domicilio, insomma ci dà delle caratteristiche di dove sono i pianeti. Ovviamente questo dipende molto dall'interpretazione che noi diamo a questo testo. Vari commentatori, insomma, hanno dato una prima interpretazione, ma secondo me c'è da andare più nel dettaglio. Ecco, questo è proprio il verso del Kamanikya che ho trovato per voi ricercando, insomma, tra le scritture, ricercando tra i vari testi. Non abbiamo il testo Kamanikya, ma abbiamo qualcuno che l'ha citato in qualche modo. Quindi nell'oroscopo di Krishna, Marte, la Luna e Saturno sono altamente posizionati o esaltati, con l'ascendente in Toro, Giove, Jiva è nell'undicesima casa, nei segni del Leone, Bilancia e altri in ordine si trovano Sole, Saturno e Rahu. Questa è una delle possibili interpretazioni. Al momento della nascita di Krishna era mezzanotte, l'ottavo giorno della quindicina oscura, e le scritture ci dicono che la sua nascita avvenne di mercoledì nella nakshatra di Brahma Rohini. Il bambino sarà bellissimo, di un bellissimo colore scuro, e sarà riconosciuto come il Signore Supremo negli occhi di loto, dagli occhi di loto, Shri Krishna, la fonte di tutto. Questo è il verso che dovrebbe derivare da questo trattato astrologico. Ora, sull'interpretazione, per la fortuna che abbiamo il sanscrito, insomma, possiamo interpretare più nel dettaglio questo verso, ma sarà un altro tipo di ricerca che faremo più avanti. Ok, quindi questa è la combinazione che ci sta dicendo quella scrittura. È interessante perché anche la Bhrigu Samhita ci dà delle indicazioni sui pianeti nella carta di Krishna. Vediamo se aggiunge qualcosa. I pianeti nei segni zodiacali del Toro, Vergine, Bilancia e Pesci sono molto potenti. Quindi ci dice che questi segni sono molto potenti. La Luna nell'Agna, nell'ascendente, e Rahu è favorevole. Poiché il figlio di Nanda Maharaj è nato nell'anno chiamato Vishvavasu, renderà felice il mondo intero con la sua presenza. Qua ci dice anche questo dettaglio sull'anno, insomma. E sto facendo vedere alcuni testi che hanno parlato, che hanno discusso e che possono essere eventualmente interpretati. Ora c'è una parte molto interessante. C'è questo poeta Surdas, che è nato tra il 1478 e il 1483, ed è morto nel 1563. È stato un poeta, un mistico, un musicista indiano, noto per le sue poesie devozionali dedicate a Krishna. Lui fa parte della Vallabha, è proprio un discepolo di Vallabha Acharya, quindi della Vallabha Sampradaya. Lui è nato, secondo alcune interpretazioni, lui è nato cieco, secondo altre lui è diventato cieco durante la vita. In ogni caso, questo personaggio scrisse delle poesie non in sanscrito ma in lingua Braj, che praticamente è un dialetto dell'Hindi che si parla nelle zone dell'Uttar Pradesh come Mathura e Vrindavana.
e scrisse questa poesia. Vi ho trovato anche il testo proprio nella lingua originale per chi di voi volesse tradurlo. E il testo comunque riporta una combinazione molto simile a quella che troviamo nel Camanicchia, nel testo Camanicchia. Quindi probabilmente anche questo autore ha ricavato, insomma, questo tipo di interpretazione dei pianeti da questo testo. E probabilmente quando Vishnavati Chakravarti Thakur ha parlato di questo testo si è rifatto in qualche modo a questo personaggio, perché questo personaggio viene prima del testo che vi ho del commentatore Vishnavati Chakravarti Thakur, che ha citato questo testo. La cosa interessante è che questo poeta ci dà anche una prima interpretazione, ovviamente molto basilare, dei pianeti secondo quella combinazione. Ci dice: l'ascendente in toro, che il signore della notte, dove il signore della notte, la luna, è esaltato, porta grande felicità. Insomma, molto generico. Il sole nella quarta casa in leone conquista il mondo intero, quindi il nativo conquista il mondo intero. Mercurio nella quinta casa in Vergine indicano molti figli illustri. Vedete, dà delle indicazioni molto veloci. Immaginate che è un piccolo poema che lui cita. Venere e Saturno sono congiunti nella sesta casa, in bilancia non lasciano spazio ai nemici. Sesta casa, che fare con i nemici. Ci sono molte mogli di diverso status, con Rahu nella settima casa. Krishna avrà 10.108 mogli. E Marte nella nona casa, in Capricorno, portando grande prosperità. Giove nell'undicesima casa, in Pesci, e porta tesori. Nella casa del karma, Saturno conferisce un corpo di carnagione scura. E così il Parabrahman eterno, il Signore onnisciente, in ogni cuore, ogni tua incarnazione viene per salvare, o Signore di Sudas. Questa è la sua poesia, in qualche modo. Ovviamente, se andate da un astrologo e vi dice solo queste cose, ci rimanete un po' delusi, cosa ne dite? Non è proprio un'interpretazione, è una poesia questa, ok, che lui scrive. E qua vi ho messo, insomma, questa è la slide che ha ancora qualche rimasuglio di inglese, perché una parte di questa presentazione l'ho presentata a Lubiana, e quindi l'ho presentata in inglese. Ok, quali sono i difetti, tra virgolette, di questa carta? Cioè, cos'è che dà a questa carta un qualcosa che, insomma, che la possiamo mettere un attimino in dubbio? Cioè, non voglio metterla in dubbio, insomma, c'è chi usa questa carta, però c'ha dei punti, insomma, da ragionare. Ad esempio, i nodi si trovano nell'asse 1 e 4 e sono in debilitazione Ayus. Questo non è una buona posizione, ad esempio, per la salute. Sì, c'è chi dice che Ketu comunque porta il distacco, e Krishna aveva anche questo aspetto distaccato, insomma, aveva sia questo aspetto, però una sorta di eclissi. Questa combinazione delle eclissi la troveremo nella carta di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ad esempio. Venere, il reggente della prima casa, è in Marana Karakastana. Ecco, questo come me lo mettete? Venere, che è il reggente della prima casa, sta in casa 6, questa posizione è chiamata Marana Karakastana. Uno potrebbe dire che questo porta in qualche modo la manifestazione di vari nemici, e nella casa 6 porta la manifestazione di vari nemici. Però, insomma, è un fattore da cui ragionare. Venere non è così messo bene come direbbe il testo, capite? Perché tutti i pianeti nella carta di Krishna dovrebbero essere bene. Ecco, un altro punto che a me fa pensare: non c'è mai stato un periodo passato con queste combinazioni. Soprattutto se andiamo a sondagliare più di 5.000 anni fa, insomma, andiamo a sondagliare quel periodo possibile. Ecco, secondo me, questa è una mia ipotesi, il problema non risiede tanto nel Camanicchia, o non risiede tanto, ma risiede un po' nell'interpretazione astrologica del verso, perché i versi astrologici vanno interpretati capendone bene il significato, no? Una persona potrebbe dire: ok, in esaltazione, ad esempio, nella carta di Krishna secondo il Kali Yuga, Marte è in debilitazione, non è in esaltazione, quindi è proprio nella casa opposta di debilitazione, ma è una debilitazione pienamente cancellata. E questa debilitazione cancellata cosa fa? Porta sfortuna all'inizio,
ma poi diventa esaltato, porta fortuna alla fine. Ed effettivamente lui nasce in una prigione, nasce e viene torturato da questi Asura che arrivano, che cercano di ucciderlo in tutti i modi, finché lui non cresce e si costruisce il suo forte di Dvaraka. Quindi ha senso che Marte sia in debilitazione, ma in una debilitazione cancellata che porti successo gradualmente nella vita. Ok. Detto questo, come ricaviamo questa carta? Come ricaviamo questa carta di Krishna? Come ricaviamo la seconda carta? Secondo le fonti puraniche, la morte di Krishna segnò la fine del Dvarapa Yuga dell'era precedente, l'inizio del Kali Yuga, che è datato il 17, tra il 17 e il 18 febbraio del 3102 a.C. Quindi noi sappiamo qual è la data del Kali Yuga. Come facciamo a saperla? Ci furono nel 500 due grandi astrologi, Aryabhatta e Varahamihira, che entrambi, secondo le combinazioni del Mahabharata, calcolarono separatamente, in due stati diversi, in due momenti diversi, ma parallelamente calcolarono proprio la data del Kali Yuga e arrivarono che il Kali Yuga è circa 5100 anni fa, per intenderci. Arrivarono proprio a datare la data del Kali Yuga. Dovete considerare che per tutti, tutti coloro che studiano la cultura indiana in una delle sue tradizioni, questa datazione viene presa proprio. Infatti, quando qualcuno vi chiede, quando chi di voi fa parte di una tradizione indiana o spirituale, vi chiede, ma quando è stata la battaglia di Kurukshetra? È stata più di 5000 anni fa. Perché? Per il calcolo che è stato fatto, appunto, astronomico dell'inizio del Kali Yuga. Noi siamo nel Kali Yuga e questi grandi astrologi hanno calcolato questo inizio del Kali Yuga. Quindi da questa data noi possiamo andare a ritroso e calcolare la data esatta. E quindi c'è tutto un calcolo, insomma, che viene fatto. E poi, insomma, anche sondagliando tra le varie date per vedere quelle che hanno queste indicazioni che noi troviamo nelle scritture, notate che il Kamanikya non è nelle scritture vediche, era un testo, un trattato che qualcuno aveva scritto, non sappiamo più neanche più chi è l'autore, per dire. Mentre le scritture ci parlano esattamente di alcune indicazioni, e qua vi ho citato quelle che noi sappiamo per certo, quello che le scritture ci danno. Interessante o no? Quindi da questo ricaviamo appunto questa carta di Krishna. Prima di tutto vi volevo far vedere la carta del Kali Yuga. Questa è una carta che abbiamo discusso sia nel secondo modulo del corso delle basi di astrologia vedica dell'Academy, sia da poco che abbiamo fatto con gli studenti, con gli allievi dell'Academy, abbiamo fatto un seminario, un mini corso sul Kala Yoga. Kala Yoga è una combinazione astrologica molto bloccante, e questa combinazione è proprio nel Kali Yuga, indicandoci come questa era è molto bloccata, ma ci sono delle grandi benedizioni che troviamo qua nella casa 5, nella casa dei mantra delle pratiche spirituali. Abbiamo grandi benedizioni, seppur questa era sia complicata, sia l'era della discordia e dell'ipocrisia. Qua abbiamo uno Shula Yoga, che è una base yoga, una combinazione che indica conflittualità. E seppure abbiamo questa era della conflittualità, abbiamo una grande benedizione: il processo spirituale ci può portare a grandi, alti livelli. Quindi noi abbiamo la carta del Kali Yuga, abbiamo esattamente quando questo Kali Yuga avviene, e quindi da questo, facendo appunto i nostri calcoli, arriviamo a questa carta. 19 luglio del 3228 a.C. a Mathura alle 23:45. Vedete che è proprio vicino a mezzanotte. È un mercoledì, è Krishna Astami, quindi è l'ottavo giorno della luna calante. A tutti i dati, è mercoledì, quindi a tutti i dati anche che riguardano quell'aspetto. Notate che l'ascendente è in toro.
e questo ci dà anche l'orario, perché a quest'orario, alle 23:45, l'ascendente era in toro, la luna in ascendente, c'è una congiunzione molto forte tra la luna e l'ascendente. Abbiamo questo Parivartana che, come vi ho detto, ci spiega appunto questo scambio che Krishna ha vissuto. Pianeti malefici in casa 3 in realtà sono molto ben messi, quindi vedete il Kamanikya ci dice che Marte è molto ben messo, beh, perché Marte è il Karaka della casa 3 in casa 3 e poi è in una debilitazione cancellata, è in una debilitazione cancellata. Adesso si studia in astrologia vedica la debilitazione, ma quando la debilitazione è cancellata in questo modo così potente, insomma, questo Marte poi va a crescere e diventare estremamente forte. E poi un'altra cosa interessantissima della carta di Krishna è che abbiamo questa bellissima combinazione. Mercurio esaltato insieme a Giove. Ecco, nel Kamanikya ci viene, questa è la casa 11, nel Kamanikya ci dice che Giove è in casa 11. Però guardate che con un'altra interpretazione possiamo dire che Giove ha influenza sulla casa 11 per virtù di Dristi, per un aspetto planetario. Infatti Giove aspetta la casa 11 sia come Raji Dristi sia come Gra Dristi, quindi in doppia mandata, con una doppia. Quindi sicuramente se il Kamanikya lo leggiamo con un'altra ottica, ci accorgiamo ad esempio che questo Giove ha un influsso su questa casa 11 e quindi vedete che basta un'interpretazione diversa di quel trattato astrologico che magari arriviamo con facilità a vedere che dopo tutto stanno parlando circa della stessa carta. Interessante o no? Quindi capite, c'è uno studio da fare ulteriore, ma ad esempio nella mia tradizione astrologica noi usiamo questa carta qua ed effettivamente, insomma, funziona. Cioè, noi dovete sapere che quando noi facciamo la carta di una persona e vogliamo verificare che quella carta sia allineata con quella persona, no? Altrimenti stiamo studiando la carta di un'altra persona. Così se ci accorgiamo che la carta non descrive gli eventi della vita di quella persona, significa che quella carta è sbagliata. Dobbiamo fare una rettifica, dobbiamo lavorare su quella carta e capire cosa c'è di male nell'orario che ha spostato, perché uno dice: ah, io sono una, mia mamma si ricorda che, oppure anche nel certificato di nascita può essere che c'è scritto qualcosa, ma magari quel qualcosa è stato scritto 15 minuti dopo, quindi capite? Quindi là va fatta una rettifica e questa carta funziona, spiega tante tante cose della carta di Krishna. Ok, seppur sia molto simile all'altra carta, questa è una carta che effettivamente esiste, cioè se voi mettete in un software astrologico professionale questi dati, ottenete questa carta che vi ho fatto vedere. Anche il Panchanga, come vi dicevo, quindi vedete, questo è il Panchanga, lui è nato di mercoledì, è nato in K8, quindi a Krishnastami, è nato nel mese di Shravana o Bhadrapada e così via. Quindi abbiamo tutti i dati che coincidono con quello che è la sua nascita. Una cosa molto interessante della sua carta, questa è la carta quindi secondo questo schema, questa è la carta, vedete, sono la stessa carta però disegnata in modo diverso, una secondo il sud dell'India, quella che viene detta la carta del sud dell'India e quella che viene detta la carta del nord dell'India, ma non sarebbe proprio corretto, in realtà questo è il Guru Chakra, cioè la carta di Giove e questa è la carta di Venere, infatti sembra un diamante e Venere regge i diamanti. Ok, detto questo, notate che c'è questa combinazione che è chiamata Bhagavad Gita Yoga. Infatti, Krishna racconterà la Bhagavad Gita ad Arjuna. Questa combinazione, chi ce l'ha? Grazie al fatto che Krishna ha questa combinazione nella carta, che indica la relazione tra il guru e il discepolo, Giove il guru e Mercurio il discepolo, chi di voi ha questa combinazione nella sua carta ha un bellissimo Bhagavad Gita Yoga. Chi legge la Bhagavad Gita, chi ha questa combinazione della carta e legge la Bhagavad Gita trarrà un enorme vantaggio in questa lettura. Notate una cosa molto interessante, che Mercurio e Giove sono in lotta planetaria, chiamata Yuddha. Sono in Yuddha, in lotta planetaria. E dove accade questa Bhagavad Gita? Accade nel campo di battaglia
di Kurukshetra durante una battaglia. Qualcuno di voi adesso si può domandare: ma che pianeta del destino aveva Krishna? Chi di voi che ha fatto il pianeta del, il report del pianeta del destino, o chi di voi ha fatto il DNA planetario, si chiederà: ma che Atma Karaka, che pianeta del destino ha Krishna? Qualcuno di voi vuole provare? Che pianeta del destino ha Krishna secondo voi? La Nakshatra Rohini, ma qual è il pianeta del destino? Il pianeta del destino è Sole. L'Atma Karaka, il pianeta del destino è Sole. E chi era Rama nella precedente incarnazione? Chi era Krishna, pardon, nella precedente incarnazione? Krishna era Rama. E l'avatara del Sole è proprio Ramachandra. Quindi l'Atma Karaka, che indica la nostra connessione dell'anima con l'anima, era proprio l'avatara Rama. Ok, ci sono migliaia di cose che possiamo vedere nella carta di Krishna. Ad esempio, un'altra cosa molto interessante, ci sono due parivartana, ci sono due scambi di segno. Ci sono due scambi di segno, uno tra Keto e Saturno, uno tra Venere e Luna. Il Varnada Lagna sta in un segno Kshatriya. Il Varnada Lagna, il reggente del Varnada Lagna, che ci dona il Varna, che ci dice qual è il nostro Varna, qual è la nostra caratteristica, e sia con Marte, che è un segno Kshatriya, che è un pianeta Kshatriya, sia con Venere, che può essere connesso, che ha un Parivartana con la Luna e può indicare l'elemento acqua e quindi il Vaisha, secondo una interpretazione. Questo ci dà l'idea di come Krishna vive, lui è uno Kshatriya, ma vive la prima parte della sua vita come se fosse un pastorello, quindi un Vaisha, per poi ritornare di nuovo a vivere come principe quando raggiunge l'adolescenza, perché Krishna poi ritornerà a Mathura e sconfiggerà Kamsa, ucciderà Kamsa, il suo nemico. Ora, da questa è la D9 di Krishna, grazie a questa carta possiamo vedere la D9, e il suo contatto, ci sono varie combinazioni che ci spiegano che Krishna è una personalità divina, tra cui la corrispondenza tra il pianeta del destino e l'Istadevata. L'Istadevata è il divino nella nostra carta e il pianeta del destino è la nostra anima. Quindi quando questi coincidono, ovviamente questa è una delle indicazioni, e si uniscono altre indicazioni, come ad esempio un'altra indicazione importante e che gli avatar hanno sempre la luna in ascendente, la luna ben messa in ascendente. Se voi studiate la carta di Rama troverete che ha la luna in ascendente nel segno del pesce, del cancro ad esempio. Quindi la luna in ascendente, il pianeta del destino che corrisponde con l'Istadevata, il divino nella carta, e ci sono varie combinazioni che ci mostrano che questa carta è una carta di un avatar. Quindi vedete come poi anche questo corrisponde. Un'altra cosa molto interessante è che nella mia tradizione astrologica si studia quello che viene chiamato Jataraji, e il Jataraji indica la missione della vita. E siccome Krishna è l'avatar della luna, nelle carte degli avatar questo Jataraji deve rivelare la missione della vita della persona, deve rivelare il pianeta in esaltazione. Quindi il Jataraji finisce proprio in prima casa in Toro, con la luna in esaltazione, che rappresenta appunto la missione della vita dell'avatara della luna. Quindi vedete quante informazioni noi riusciamo a prendere dalla carta di Krishna. Eccoci qua. E quindi questi sono alcuni aspetti. Ora non vi ho messo i Dasha, cioè i periodi astrologici, perché tramite i periodi astrologici, usando un particolare Vinshottari, possiamo andare a mappare tutti i periodi della vita che sono descritti così sapientemente nel libro di Krishna o nel decimo canto dello Śrīmad Bhāgavatam. Possiamo mappare i momenti in cui avviene questo Parivartana Yoga, Krishna è appena nato,
quindi avviene proprio nel momento della nascita, e lui viene portato a Vrindavana. Possiamo mappare il momento in cui Krishna rimane a Vrindavana, quando andrà e viene assalito da tutti questi asura, da tutti questi ottenebrati. Possiamo mappare il momento in cui Krishna torna a Mathura e uccide Kamsa. Insomma, possiamo praticamente leggere il libro di Krishna dai suoi dasha, dai suoi periodi planetari. Adesso ovviamente questo è un incontro preliminare, insomma, per tutti, ma sicuramente nell'Academy avremo l'occasione di fare uno studio così dettagliato di questa bellissima carta. Vedete, qua vi ho messo la tabella in cui ogni avatara corrisponde a un determinato pianeta. Vedete, Krishna corrisponde alla Luna, Rama rappresenta il Sole e Narasimha Deva, che molti conoscono, che è l'avatara di Vishnu, che ha la forma di leone, mezzo leone e mezzo uomo, rappresenta Marte, che è la protezione. Il livello più alto di Marte è la protezione. Così, io direi che ci fermiamo qua. Qua vi ho messo le differenze tra le due, le similitudini tra le due carte. Vedete in verde, vedete le similitudini tra le carte. Qua trovate invece le diversità tra le carte. Ma notate che, ad esempio, nel Kamanikya ci viene detto che Marte è in esaltazione, mentre nella carta astrologica di Krishna troviamo che Marte è in debilitazione cancellata, quindi è nel segno opposto, ma questa debilitazione è una debilitazione che si cancella e poi porta fortuna. E ad esempio qua troviamo che Giove è in casa 11, ma se interpretiamo in modo diverso possiamo vedere che Giove ha un influsso molto forte, si chiama Samukha Dristi, un Dristi molto forte, molto di buon auspicio, addirittura è più di buon auspicio questo Dristi che la posizione di Giove in casa 11, quindi capite che se lo interpretiamo bene possiamo accorgerci che ad esempio questi due pianeti non sono così scombinati. E così, insomma, possiamo vedere se il verso sanscrito può presentarsi ad altre interpretazioni, e qua ho fatto alcune riflessioni, ma non vi ammorbo con questi dettagli tecnici che sono più a livello nerd che a livello di piacere di interpretazione della carta. Insomma, spero di avervi dato un interesse. Abbiamo fatto un piccolo viaggio nella connessione che Krishna ha con l'astrologia vedica. Abbiamo visto Gargamuni, l'astrologo della famiglia di Krishna, che va a trovare Nanda Maharaj, che dice alcuni elementi, ad esempio la divinità di Krishna. Abbiamo visto velocemente che è possibile vedere la divinità nella carta di una persona, e questa carta rivela la divinità di Krishna. Abbiamo parlato dello scambio di Krishna con la sorella e abbiamo visto come questo è visibile nella sua carta. Abbiamo parlato del suo ascendente, dell'ascendente Toro, abbiamo parlato del pianeta del destino, abbiamo parlato della nakshatra, della carta di Krishna. Insomma, io abbiamo fatto praticamente il DNA planetario oggi, e insomma, spero che vi sia abbia stuzzicato il vostro interesse verso l'astrologia vedica e anche verso questa figura, che è sicuramente una figura portante nella tradizione indovedica da tempo immemorabile. E la Bhagavad Gita, che è proprio questo testo, questo bel Bhagavad Gita Yoga che troviamo nella sua carta, è uno dei testi che è stato da sempre citato, studiato da grandi personalità nella storia, e tuttora è studiato e apprezzato da tantissime persone. Ecco, questa è anche la mia offerta, insomma, per questo Krishna Janmashtami. E direi che ci fermiamo qua con la registrazione.